1 e Modena serve con Mazzoni. Prova a spingere Mazzoni, lo riceve Pesaresi, sotto rete Sberberi che sceglie la pipe di Tine Urnaut che spara su Mazzoni e gli toglie il servizio. Ottima ricezione doppio più e Sbertoli con palla sulla testa ha potuto smarcare molto ma molto bene con questa pipe di Urnaut. Sbertoli al servizio, prova a picchiare forte, Rinaldi in difficoltà, la palla torna su Tine Urnaut che questa volta il braccio lo scarica tutto. Punto Milano. Abbiamo già visto che l'obiettivo del servizio della squadra di Milano è Rinaldi e finora non è riuscito. Ghera a servizio, spinge su Mark, però lo riceve bene. Poi il primo tempo per Jan Kosamernik che la mette praticamente di fianco alla linea, precisissima. Precisissima ricezione di Mar, un po' distante da rete, ma Riccardo Sbertoli è riuscito a servire molto ma molto bene. È proprio Petric che va a servire, lo riceve Urnaut, Sbertoli deve un po' inseguire, a cercare Patrick e va col tocco morbido. E qui ha visto che Grebennikov ha fatto il passo avanti e lo beffa così con un cioccolatino. Perché Grebennikov sa benissimo, avendo studiato il giocatore, l'attaccante di l'opposto di Milano Patrick, che ogni... Porro per il servizio, un braccio velocissimo questo ragazzo, classe 2001, qui per un col tocco di seconda, sorprende i giocatori di Modena. E questa difesa da Christensen poteva essere tenuta, Difficile che le fischino queste palle comunque. Intanto serve forte Urnaut, Petric lo contiene, poi la palla di Vettori, difesa in qualche modo, deve alzare Sbertoli, non facile per Marche, cerca un tocco morbido, Modena può rigiocarla sempre con Vettori, difesa in qualche modo da Milano, non elegantissimo, poi Patri cerca, la palla rimane buona, Mar! Mar chiude molto! La cosa per me più bella, è stato il recupero di Kosamernik aspettando il tocco della rete, eccolo, l'abbiamo rivisto adesso, e la copertura di Pesaresi. Sì, perché il muro era tornato dietro molto veloce Pesaresi. A seconda delle partite sono loro tre i migliori. Adesso Sbertoli, una bella alzata spostata per Patrick, aveva fatto spostare totalmente la difesa, poi ha cambiato bersaglio. Però abbiamo visto anche qua una bellissima cosa di Sbertoli, che non è fra i tre migliori palleggiatori al mondo, però... Sì. Riceve Mar in palleggio, poi Sbertoli a cercare Patrick, che chiude una diagonale strettissima con Petric che non riesce a murarlo. E Patria la rincorsa proprio già sulla diagonale, molto 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 ma molto bene, e gli piace da morire attaccare quel campo. Sì, Elia Bossi serve su Pesaresi che riceve bene, allora Milano ha vita facile, punto 10-12. E stavolta Patria riesce a fare cambio palla con un'ottima alzata. Un muro a uno, Petric non ha potuto. Qui serve forte intanto Petric, ricevuto da Marra, Daldello proprio per Marche, salta dalla seconda linea, qui picchia fortissimo e chiude il punto. Assolutamente ottima pipe stavolta, dovuta a una ricezione, però la ricezione era sui 3 metri, quindi neanche tanto. E serve Christensen che questa volta picchia forte, Pesaresi si fa trovare pronto, poi attacca Patri forte sulle mani del muro, difesa buona di Modena che può contrattaccare con Carlis, ma questa volta Tine Urnaut chiude la porta in faccia, punto Alien. Questo è veramente un muro veramente da manuale della pallavolo, tutto spostato in diagonale. Jan Kosamernik in battuta per Milano, riceve Petric, deve un po' inseguire Christensen che cerca proprio Petric, che di schiaffo riesce ad attaccare questa palla, ma qui Tine Urnaut fa una difesa superlativa e poi marca del punto. Tine Urnaut fa una difesa superlativa, ripeto le tue parole, palla passata in mezzo al muro come hai visto, ed è riuscito ad alzare una palla quick a Mar che ha... Quindi...
in comunque due pari. Bossi al servizio, riceve Urnaut, poi cercato Patrick che riesce comunque ad attaccare, anche quasi difeso, eh? Christensen, dai, una, due, tre, era piazzatissimo proprio, non ne fa errore stavolta, quindi sottolineiamolo. Qui forte Petric, ricevuto da Mar, cercato proprio il canadese all'attacco, Petric sapeva che la palla sarebbe finita lì, poi Christensen, un'altra palla, Vettori deve alzare Urnaut, per Mar che attacca forte, trova il campo Stephen Mar, qui Urnaut, un'alzata dietro la schiena, quasi da palleggiatore praticamente. Sì, però Christensen ha tolto le mani pensando di non agevolare Mar a muro, ma Mar ha colpito la palla alta. Non è difficile che succeda questo. La palla invece va per Karlicek, ma sempre lui, sempre cosa merita. Firma un altro burone, 8-5. Penso che Milano, credo che a Milano gli mancherà cosa, che lascerà la città meneghina proprio. Qui intanto Piano che ha messo in difficoltà Grebenico al servizio e ancora una volta a mettere giù il punto ci pensa Janko Zamernik, che tra l'altro è in un ottimo stato di forma, eh. Abbiamo visto nelle ultime 2-3 settimane, guarda che salto che ha fatto al replay in questa mese, che come abbiamo detto non ha il meglio. Urnaut non riesce a ricevere bene, ma almeno la tiene alta, poi attacca e Ishikawa, il primo attacco della sua partita, va a segno, ma già da quanto ha saltato si vede che non sta benissimo, di solito salta molto più in alto. Esatto, ma sai, non è caldo, non è che è appena uscito dal riscaldamento, quindi... Adesso ancora Petric a servizio, spinge ancora molto forte, Ishikawa tiene anche questa, poi Sbertoli per Matteo Piano. Gran primo tempo del capitano dell'Allianz, 11-12. Bellissimo primo tempo di Matteo Piano, proprio. È un po' che Milano non faceva primi tempi, eh.